qualcuno di voi pensa magari che oggi Bobo Vinci ci ha tradito, lascia Napoli e se ne va a Roma. E già, perché a Roma c'è la celebre Fontana di Trevi, restaurata da poco, abbellita, ma qua ci abbiamo un Trevi parimente celebre e parimente eccezionale ed innanzitutto non da restaurare, perché vegeto, è vivo, è sano e forte, canta la sua meravigliosa attività in tutto il mondo, il nostro Mario Trevi. Mario, che gioia mi hai dato nell'ospitarsi. Io, tu sai, sto facendo una carrellata dei sorrisi di Ferragosto. Ah, a proposito, vorrei chiarire, molti dicono, ehi, ma carato un po' questa, ma a novembre fai ancora Ferragosto. No, signore, i sorrisi di Ferragosto vanno dal 15 al 30, cioè questo periodo che generalmente è festivo per gli impiegati. Io sto chiacchierando, ma desidero innanzitutto che tu dia il saluto ai tuoi tanti fans. Certamente, educatamente, non potevo interromperti. Comunque, per l'educazione ti sei sempre distinto. Vorrei anzitutto ringraziare te, che ti sei ricordato di me per questa bella trasmissione, perché l'ho vista molte volte durante questi giorni. Proprio ieri sera ho visto un grande cantante, quale va a tutti i meriti possibili, ed è Aurelio Fierro. Ah, grazie, sì. Ciao Aurelio, e ti ringrazio perché, dicevo, ti sei ricordato anche di me, e grazie anche a Canale 21 che mi dà la possibilità ancora una volta di entrare nelle vostre case attraverso la televisione. Buonasera. Guarda, i tuoi ringraziamenti sono superflui perché innanzitutto ho avuto tante richieste affinché tu ed altri meravigliosi cantanti potessero dare il loro saluto ferragostino o ferragostano, però desiderano anche sapere cose, attività, pettegolezzi, opinioni, perché le nostre non sono interviste, come ben hai notato, sì. Perché non mi permetterei mai di fare l'intervista, certo. Però mi piace incontrare gli amici cari come te, gli amici celebri come te, e parlare un po' delle loro cose intime, delle loro cose un po' accadute al di fuori della pubblica opinione. Certo. E allora noi dobbiamo fare una specie di carrellata o di passeggiata durante la tua lunga e luminosa carriera, che continua ad essere eccezionale e richiestissima. Dunque, tu debuttasti? Nel lontano 1958. Dove? Al Trianon di Napoli. Non al Felix, dove io ero impresario? No, noi incominciammo con la Bideri, che si chiamava l'edizione Santa Lucia, sì. Con la signorina Bideri, sarebbe la zia di Paolo e di... Mille, sì. Esattamente. E mi propose una canzone che era Si ce la Sam, bravo, di Ruok D'Alessi, eccetera. E da quel momento lì disse: senti Trevi, io ho tanta fiducia in te, perché sei giovane, sei molto simpatico, piace al pubblico, insomma io vorrei fare una piedigrotta con te. Allora si chiamava la signorina Valentina, sì. Che sarebbe poi la sorella di Ferdinando Bideri, Bideri, il sì. Padre di, il creatore. Di Bideri, Luciano e Paolo Bideri. A un certo momento io rimasi veramente così... contento, esterrefatto. E chiaramente dissi, ma lei crede veramente in me che sono un giovane cantante? Dice, proprio perché sei modesto e poi mi piace la tua voce, vorrei fare una piedigrotta. E fortunatamente in quella piedigrotta che facemmo al Teatro Trianon, insomma, c'era molta gente, veniva a vedere molte persone, forse era la curiosità di questo giovane cantante. E chiaramente nacque questa grande Si ce la Sam, che ebbe un grande successo. Poi ce n'era un'altra canzone che si chiamava Foneste e Fonestelli. Ma fermiamoci su Si ce la Sam, sì, perché certo. Ti ricordo, tu ti ricordi senz'altro, ma io ti rammento che... Io ero in quel periodo con la compagnia di papà stabile al Teatro Felix, certo, nella sì, famosa, signore, nella sì, eccezionale sì. Sanità, nel quartiere Sanità, dove c'era un pubblico sì. Che frequentava enormemente. E tutti quanti certo. Mi venivano a dire che a Basso Trianon era asciuto un giovinotto, un bello guaglione, un cafone, E allora tutto quanto, pigliato a stuvaglione, pigliato certo, a stuvaglione, e tu venisti, io ti certo, scritturai certo. E venisti lì dove mi facesti fare un sacco di esauriti, ed oltre agli esauriti la cosa bella fu che poi io, tramite il tuo successo della canzone Si ce la Sam, sì. Ebbi l'esclusività da Bideri e feci la sceneggiata esatto. Con Aldo Vinci, con Maria Di Maio, con tanti bravi artisti, e facetto, ma Lusacchi e Renari che adesso non abbiamo, però, ma che allora ci servivano e come. Si ce la Sam, prima tappa, sì. Poi mi ricordo che ti abbinai a Taioli.
Certo. Ti ricordi con Luciano Taioli? Quando Luciano Taioli era l'imperatore. Io mi ricordo un aneddoto che è successo ad Aversa. Sì. C'era quel cinema che si chiamava Cimarosa. Cimarosa? Della Valle. Che poi diventò Cimarosa. Sì. O Teatro Cimarosa. E Luciano Taioli venne a Napoli proprio in questa via di grotta, sì, che si faceva questa sceneggiata. Esatto. E a un certo momento, insomma, il pubblico disse: ma noi vogliamo sentire un'altra volta questa canzone da questo giovanotto. E io, sai, sono rimasto lì a fare il mio dovere da dilettante, dopo cantare mi sono messo dietro alle quinte. A un certo momento Aiolo mi ha preso per il braccio, sì, e mi ha portato sul palcoscenico, sì, e ebbe degli applausi veramente favolosi, perché il pubblico ha capito che lui non era invidioso di questo ragazzo. No, da maestro dava, esatto, possibilità ad un giovane di esordire bene. E disse vicino al pubblico: questo ragazzo farà molta strada. Ed infatti di strada ne ha fatta tanta, che ci siamo incontrati dove fu, in California, che stavi tu, Taioli, ed io. Io mi ricordo che sono venuto anche a casa tua. Come in no? Canada, senti, a Toronto. Sì, senti una cosa. Dunque, e questa è Sicilia Samminizio. Sì. Poi cominciano, diciamo, i successi continui dei teatri napoletani, e parliamo anche, ed innanzitutto, dei festival. Perché tu hai lasciato delle pietre miliari, hai lasciato delle gemme di canzoni che sono passate nell'albo d'oro della canzone classica napoletana. Tutto merito tuo per averle lanciate e per averle sapute interpretare nel modo come andavano interpretate e come desiderava il pubblico e gli autori. Numero uno, senti, in ordine io voglio dire una cosa che sento veramente che mi esce dal cuore, questa cosa che voglio dire. Cioè, io il primo che ha avuto veramente fiducia in me dopo la signorina Valentina della Bideri è stato il maestro Furio Rendine. Ah. E che io veramente ti dico una cosa, sono rimasto così scottato quando lui mi ha detto: Stuvaglione, e c'era Papacci, il suocero di Furio Rendine, perché tu sai che il Papaccio era la figlia di Papaccio, esatto, era la signora Rendine. Intanto si sta in ascolto la signora Rendine, tanti saluti da parte mia. Compagna d'infanzia. Oh, e allora mi disse questo grande maestro Furio Rendine, mi disse: Stuvaglione può cantare sta canzone. Poi si rivolse al suocero: che ne decide, papà? E Papaccio mi fece ascoltare a casa sua, a casa di Furio Rendine, questa canzone all'antica. Bello. Però mi acchiappai la mano e dice: voglio bello rosicchio, tu non dicere che è amici, perché io già partecipo con un'altra canzone o festival. Due non o sennò chi se mi fanno fuori. Ma la cosa bella è un'altra, che noi stiamo parlando di quanti anni fa? Del 1960, 31 anni fa, e ti chiamavano Guaglio. Mi chiamavano Guaglio, e tenevo 20 anni. E se tale quale, che le ha detto? Magari. Io ti ricordo sempre così, tu sei il ritratto di Dorian Gray. Nel vero senso, non Dorian Gray la ballerina. Dorian Gray era un autore il quale si fece un autoritratto, e lui restava sempre giovane, il ritratto invecchiava. Tu che dici? Sì, sì, era un'opera classica della letteratura. Comunque, noi non parliamo di Dorian Gray, parliamo di Mario Trevi, numero uno, e allora abbiamo parlato e da quel momento lì poi è scattato questo fatto degli autori, che erano, sì, i famosi Furio Rendine, Mazzocco, Vian, Cioffi, Pisano, Rossetti, eccetera. Erano poco come grazie di, insomma, la fidanzata di questi autori, Mario Trevi. Sì, perché? Sì. Perché nel 60 Rendine scrisse questa canzone all'antica, e io l'ho cantata e è andata bene. Nel 61 il Mazzocco mi chiama e mi dice: vieni qua, voglio. Sì, voglio. Io tengo una canzone per te. E mi portò a casa sua al Corso Garibaldi. Nel 61, dunque stiamo parlando di 30 anni fa. E la canzone? Ed era Mare Verde. Mamma mia! Quando chiese, ma certo sentì Mare Verde a me, e dicetti: ma sono io che sono fortunato, o so chi sti qua che sono innamorato di me? Loro vedevano in te qualcuno che dava una svolta alla canzone napoletana, avevi una personalità nella voce e ti affidavano le loro belle canzoni. In coppia poi la facesti con Milva. Però il Mazzocco mi disse quello che ti ho detto poco fa, sì, cioè prima che iniziavamo questa nostra intervista. Mi disse: sì, Andoglio, però io sai che tu stai con la Durium, sì, e la Durium è una casa discografica molto importante, molto forte nel campo discografico, tu mi fai piacere, mi darai una mano per avrei portato a Milv accoppiato con te al Festival di Napoli. E per me, capite, come prendere la luna e portarla a casa mia. E così lì alla Durium c'era un signore che si chiamava Giacotti, che faceva il commesso viaggiatore di questa Durium, che si andava consegnando i dischi per tutta l'Italia.
Se ti cina a 1703 non ci sono problemi, perché io con Bilva ci sto così. Bello. Adesso io parto e vado a Sanremo. E lei stava cantando a Sanremo Il mare nel cassetto, che vinse il terzo premio. A un certo punto, insomma, riuscì sta cosa. Allora, sa, io ancora dico, ma sono affortunato io, o mi vanno bene chi sti qua. Poi, si è coinvolto il pubblico anche nei miei riguardi, ma ti hanno apprezzato, ti hanno voluto, mi hanno creduto, bene. Mi credono, e ringraziando il Dio ancora. Stiamo parlando del grande Mario Trevi, però mi è venuto in mente di raccontare una cosettina che riguarda Bilba e me. In questo senso, tu sai che io facevo le compagnie di riviste teatrali, e la compagnia è completa, no? Si parte, c'è il cantante, certo. E io avevo la cantante ufficiale della mia compagnia che faceva tutta la tournée con me. La va a spettacolo con fuori programma. Esatto. No, senza fuori programma, questa faceva parte proprio della cantante ufficiale della compagnia. Dovunque andavamo noi avevamo questa cantante. Se non che arrivo al Teatro Alcione di Milano e mi manda a chiamare in direzione il proprietario che dirigeva il maestro Fucilli. Dice, guardi, la sua cantante nel mio teatro non canta. Perché? No, perché la cantante gliela do io. Dico, no, guardi, mi dispiace, questa è un'imposizione che non accetto, perché dobbiamo umiliare questa povera ragazza? No, voi se non canta la mia cantante mi mando via. Gli sento, lei ci può mandare anche via, ma io... Comunque, tanto che fecero, telefonarono al capocomico a Roma, il capocomico mi telefonò, disse, Vinci, guardate, pregate la signorina di darsi ammalata, dica che sta male di voce ed è sostituita. Pregammo questa signorina cantante ufficiale nostra. Che era la Milva? No, che non era la Milva, che era una qualunque, bravina, carina, non mi ricordo il nome, che cantava e faceva successo. E non cantò. Allora io stavo nervoso, c'è ti sprammaca che sta. Abbastanza scaricata e si scappacchi. Ma che da direzione che ti fa piacere. Esco in scena io che dovevo presentarla, signore e signori, ed ora a nome del direttore del teatro, fuori programma, il piacere di presentarvi la giovane Sabrina. C'era Milva. Esce una secca secco con un naso così, che capillo lungo. Io comincio a cantare Milord, se ne caretto triato. Se ne caretto triato è un'espressione in gergo teatrale per dire un successo enorme. Ed ecco che di fronte all'arte bisogna inchinarsi. Certamente. Io vi odio per questa persona, perché aveva commesso un abuso di autorità, ma di fronte alla squisitezza delle sue interpretazioni e dell'arte che già era sviscerata, certamente, mi dovetti inchinare. Come mi inchino davanti all'arte di Mario Trevi, che dopo Mare Verde c'è altre belle canzoni. E poi c'è stato Indifferentemente. Sempre di Mazzocco. Poi c'è stato Mo parlano di te, poi c'è stato Conte Lampare, che cantava a me e Claudio Villa, Settembre con me, che con compare mie, Johnny Torelli, il mio compare di matrimonio. Poi abbiamo vinto un festival di Piedigrotta, che cantavamo io e Emilio Pericoli. Ah, simpatico, bravo. Che era la canzone Mandolinata Blu. Bella. Che allora vincemmo il primo premio, esatto. E che questo Emilio Pericolo mi disse, ma Trevi, ma è un abitué tuo di vincere o il primo o il secondo posto? Allora io ho detto, no, guarda, o prima lo va a mangiare la capa, perché c'è sta Aurelio Fieri che fa Maria Branca, o secondi o terzi ci sto, insomma, perché è un po' fatale. Beh, senti, io adesso ti voglio conferire un altro primato, perché io sono un assiduo ascoltatore delle radio in continuazione, in macchina, a casa, mi piace la musica e quindi sto sempre alla ricerca di nuovi motivi, di nuovi emittenti, ma qualsiasi possa essere l'emittente, in tutto il quadro, dallo 0 al 160, ogni programma ti include a richiesta del pubblico e a richiesta di coloro i quali fanno i programmi e per fare cosa gradita agli ascoltatori. Io penso che tu sia, come si vuol dire, il più gettonato cantante della nobile tradizione, perché noi quando parliamo di Mario Trevi ci riferiamo all'aristocrazia dei cantanti napoletani, cioè al periodo che va, come giustamente ha detto Piero poche sere fa, fino all'ultimo festival. Esatto, fino al 1960. Perché da allora poi c'è stata una svolta della quale noi non vogliamo parlare, vero? Sì. È meglio che hanno parlato. È meglio che hanno parlato. Io voglio dire solamente una cosa, insomma, questo non è un... Una provocazione, non è un'offesa ai cantanti, perché di questo fatto ne abbiamo già discusso io, Franco Ricci, Alberto Amada, con la stessa Maria Paris, ne parlammo tempo fa, insomma. E allora mi è venuta fuori una risposta, dice, Mari, ma stiro agliuno non tiene una colpa. Esatto. Perché non ci stanno chi impari a cantare, scusami, non ci sono i maestri.
Non è che per esempio esce un bello cantante, allora che sa, ci sa cantare ed è bravo. No? Brava, Tagliaferri. Giustamente, giustamente mi diceva Franco Ricci, mi diceva Mari, ma quando lui ha aiutato a studiare, o tu fessi i kill che da Giaricere era un ebate, hai capito? Ma invece fammi sentire dove stanno questi. Dice, ci stava un maestro, si chiamava Campanini, che stava, se ti ricordi, a via via Chiaia, insomma. Sì, sì. Oh? E il maestro Campanini era uno che veramente poteva e stava all'altezza di dire vicino a un cantante, guarda, voglio cagne mestiere, oppure è canta possibile così, perché tu fai bene a Napoli, insomma. E questo diceva Franco Ricci giorni fa, mi diceva, guarda Mario, oggi purtroppo i cantanti possono anche esserci, ma mi devi dire, ma chi è che impara a cantare? Sono lasciati in balia delle onde, e quindi indubbiamente non hanno quella direzione, non hanno quell'insegnamento, non c'è quel classicismo che può dare chi proveniva da un'epoca classica. Fortunatamente abbiamo queste canzoni, diciamo, del Novecento, le canzoni degli anni 50, perché ringraziando Dio, grazie a Cioffi, a Pisana, a Rendina, a Mazzocca, a Bian, a Rossetti, eccetera. Mi sfugge. No, quello alto, l'autore di si dona l'aria di Gesù, Enzo Bonacura, stiamo scherzando. Sì, sì, io ho sentito delle canzoni di Bonacura cantate da Carlo Buti, che mi fanno fa capo, figlio mio, canzoni napoletane. Voi venivate, voi eravate i discendenti, certo, di Carlo Buti, di Carlo Moreno, di Bonino, di Lavagna. Carlo Moreno era un cantante, un guaglione che era a fine del mondo, sì, anche sì, le fotografie dovevano studi mie, avere piso quale tempo su. Mario Moreno. Mario, ci ha fatto tanto piacere la tua ospitalità. Nel contempo abbiamo dato un'occhiata in giro a questo meraviglioso luogo che tu hai creato quale oasi sia per te che per la tua famiglia e per gli amici che ti vengono spesso a disturbare, come faccio io che sono il tuo vicino di casa. Io ti ringrazio moltissimo per avermi fatto fare questa trasmissione, perché ho visto qualche volta ed è molto molto bella. Ma noi cerchiamo di dire al pubblico una conversazione, lungi da noi. È una cosa pulita. Innanzitutto quello sempre. Ci sei tu, non poteva essere altrimenti. Ci sono stati... Desidero dire al pubblico una cosa che tu magari arrossisci un po', ma io la voglio dire con tutto il cuore perché mi interessa e perché è stata una cosa che mi ha tanto colpita. Nel rione dove noi abitiamo, nel parco dove noi abitiamo, mancava una chiesa cattolica, logicamente. Immaginate, c'era una chiesa geovita, se non sbaglio, sì, vero? Sì, sì. Adesso Mario Trevi ha messo a disposizione già da tempo il suolo, lo ha regalato lui. La costruzione della chiesa al 99% completamente a spese sue, ed è un atto di umanità, un atto di nobiltà d'animo veramente non comune. Per questo ti ringrazio, grazie, non solo tutti gli abitanti, ma innanzitutto io che te ne sono grato per esserti amico. Insomma, su signore, abito dove abito io, insomma. Grazie amici, grazie Mario Trevi, ciao. Evviva! Buonasera, ciao, grazie, buonasera.